Ho visto correre i bambini di Baghdad, spensierati dietro un arpilone, incuranti dal vento del deserto e del boato del cannone. E l'aquilone volò in alto e il filo strappò dalle mani, volò sfidando anche le aquile e il rombo degli aeroplani, volò sfidando le barriere, planando come l'aria è più pura. Gli aquiloni non hanno frontiere, perché non hanno paura. Mattone su mattone, stiamo costruendo un altro muro, malgrado le lezioni della storia, malgrado i suoi buoni consigli, e sarà ancora più alto, e sarà ancora più oscuro. Quando un giorno dovrà essere abbattuto dai figli dei nostri figli, per un tempo di terra e un pezzo di oro nero, per uno scopo del mare, per la frontiera un po' più in là, in nome di un Dio crudele, di ferro e di mistero. Uccidiamo i bambini che abbattiamo le città, e noi, cosa sarà di noi? Che siamo stati gli eroi che hanno abbattuto il muro. E poi, ditemi che senso ha abbattere quel muro per costruirlo un po' più là. Dopo il secondo fallimento di un'altra guerra mondiale, forse si può parlare di una terza guerra combattuta a pezzi. Ancora come un cannone, come un inesorabile vento, che a centinaia di migliaia li vediamo cadere, e parlano la stessa lingua, a volte con lo stesso accento, perché la pelle ha un colore diverso, nel quale il sangue è nelle vene, e non ci sarà né est né ovest quando scenderà la sera. I giorni saranno ombre, privi di identità, e ognuno pianterà la sua croce e dirà la sua preghiera. Saranno i figli dei nostri figli costruire le città, e noi, cosa sarà di noi, che siamo stati gli eroi, che hanno battuto il muro, e voi, ditemi che senso ha, abbattere quel muro, per costruirlo un po' più là, ma noi, saremo ancora eroi, se troveremo in noi il coraggio di abbattere i muri. E poi un mondo nuovo ci sarà, dove non ci saranno più muri a separare le città. La 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 la.